Davide, vuoi aggiungere qualcosa sulla parte della salute? Cito la consigliera mia, che vedo presente in sala, che nella sua dichiarazione stampa ci ha dato una dichiarazione per noi molto importante quando ha detto che la Regione Emilia-Romagna ha già raggiunto gli obiettivi che erano stati. Esatto, che erano stati posti, quindi questo per noi è un altro dato importante. Quindi prima di procedere con ulteriori devastazioni, poi possiamo discutere, e anche l'altra sera alla TV locale, dove siamo andati a confrontarci, c'era anche il sindaco di Bardi Conti, che è presente qui, a confrontarci con i proponenti e con il comune di Borgotaro. Tutto il gioco era: ma poi alla fine sono così carine, ma poi alla fine non danno così fastidio, oppure delle fasi del tipo: ma dopo un anno non vi accorgerete quasi più che ci sono perché vi sarete abituati. Questo lo dice una persona che hanno la casa a 500 metri dagli impianti. Il turismo. Poi sì, si è parlato di turismo eolico, che è un neologismo che devo approfondire e sul quale ho messo la mia totale ignoranza, sui numeri del turismo eolico. Fra le altre cose, qua siamo in tre, che facciamo parte anche del comitato, oltre al nostro mestiere primario, un'attività per noi molto importante, c'è anche Guido che si occupa della OSI, dei Ghirardi, del WWF, è quella dell'attività di guide ambientali escursionistiche, e che su quel territorio particolarmente prezioso sta avendo dei numeri veramente molto interessanti. Chiaro, non stiamo parlando di un turismo che risolverà i problemi della vallata, però stiamo parlando di un durissimo lavoro quotidiano da fare giorno per giorno con qualche decina di persone da portare in valle, che dorme, mangia, fa benzina, va in una farmacia, apprezza il territorio e quando se ne va non ha lasciato traccia della sua presenza in termini di danno, se non comunque qualche euro che è rimasto sul territorio e che ha dato comunque qualche posto di lavoro. Non sono miracoli, sono piccoli passi che però in questo momento stanno funzionando. Noi riteniamo che cosa? Che la vita in montagna sia comunque abbastanza dura per gli abitanti. Io misuro gli abitanti della montagna in quelli che ci passano l'inverno. E l'inverno è lungo, l'inverno è duro e le persone in montagna si arrabattano con tre o quattro mestieri per riuscire a rimanere lì con testa al pagine. Hanno tutti in comune una grande risorsa, che è il territorio e che è il paesaggio. Pian piano ci stanno venendo delle piccole idee per metterle a frutto e stanno funzionando. Questo tipo di scelte così grandi, così impattanti, come minimo sono un cambio di indirizzo molto forte e molto violento, che non è stato preannunciato in nessun modo. Questo è quello che ad esempio ho detto anch'io. Ultimamente è venuta anche Rai 3, che ha fatto un servizio nella trasmissione Brontolo di Oliviero Bea. Sono venuti da me perché io a Noveglia, che è una piccola frazione, mi occupo di un'azienda, di una ditta che ha sede legale a Bardi e che dà lavoro a 17 persone nel campo dell'informatica e della comunicazione. Quello che noi definiamo le vere aziende della green economy, cioè quelle che non impattano in nessun modo e producono solo comunque stipendi. 17 stipendi in un territorio come Bardi sono molto importanti. Noi per anni, perché abbiamo costituito una forma di piccolo comitato informale che era partito da Andrea Pontremoli, penso che lo conosciate tutti perché spesso è sui giornali, ex presidente di IBM e ora AD di Dallara Automobili, e ogni volta che riuscivamo a portare su una persona o una famiglia ci avvertivamo, ci telefonavamo con tutte le persone che partecipavano a questo progetto, e per noi era un festeggiare. Abbiamo fatto rimanere una famiglia che se ne sarebbe andata, abbiamo portato su una famiglia che si ferma qui, chiaramente con la logica un po' dei figli per la patria, chi aveva bambini valeva di più, ecco questo. Però ad esempio quest'anno, lo dico spesso, noi abbiamo posto al sindaco Conti un problema che credo che non lo abbia preoccupato, il miglior problema che gli si poteva porre, quando gli abbiamo chiesto di darci il secondo pulmino a Noveglia, nella piccola frazione, cioè il secondo pulmino dei bambini, in un territorio che vede solo lo spopolamento, in cui noi contavamo ogni anno quanti di meno eravamo. Capite che per noi è veramente un cambio di passo completo. L'altra sera durante la trasmissione, la cosa che abbiamo voluto fare capire a quella parte di politica che non ha voluto svolgere il suo ruolo di contrappeso e di controbilanciamento delle normali esigenze di imprenditori che vanno a cercare di fare forse speculazione, ma chiamiamolo business. Un'azienda normale che cerchi di trarre profitto e di trarlo forse a fondo,
però la politica che deve tutelare anche le esigenze dei cittadini, io mi aspetto che dica piano azienda, allora tu vuoi fare una cosa di queste dimensioni perché a te interessa quella dimensione, quella di produttività, quei certificati verdi, ti interessa quel tipo di azione economica, ma io devo tutelare comunque prima di tutto la salute, gli interessi dei cittadini, il valore immobiliare delle loro case, non è una stupidaggine. Poi voglio passare la parola anche a Gigi Cavalli che ha seguito questo aspetto, però mettetevi nei panni di chi a un certo punto sa che dal momento in cui questo progetto va avanti la sua casa automaticamente ha perso il 50% del valore, dormireste tranquilli? È questo che mi chiede. Ma soprattutto la preoccupazione è anche di fronte alla perdita del valore, ma chi la vende più una casa sotto a un ecomostro del genere? Uno non ha più la possibilità di dire posso vendere la mia casa mentre in cui ho una difficoltà, ho un'esigenza, devo spostarmi, qualsiasi cosa, non hai più questo tipo di libertà. E noi a un certo punto gli abbiamo detto, voi avete deciso di sacrificare una fetta della popolazione, però c'è un'azione che, permettetemi il termine, è molto sporca, perché tra i dati mancava un dato importante, cioè questo impianto è collocato su un confine con il comune di Bardi, cioè il comune di Borgotaro ha deciso di fare questo impianto sulla pelle di una popolazione che stava dall'altra parte. Quando noi gli abbiamo detto, ma la gente che ha comprato casa e che non sapeva quello che stava per succedere, loro ci hanno detto, dovevate informarvi, e informarvi era nel nostro programma elettorale. Allora intanto buona parte di quella popolazione non aveva neanche la possibilità con il voto di influire su quella decisione, perché erano altri cittadini che stavano votando rispetto a quella decisione. E allo stesso tempo comunque anche proprio la scorrettezza poi di non rapportarsi in nessun modo a un comune che stava dall'altra parte. Il comune di Bardi non lo sapeva. Cioè tenete conto che alle prime osservazioni del progetto da tre pali iniziale sono scadute senza che quasi nessuno di noi lo sapesse, solo Guido e pochi all'ultimo giorno sono riusciti a presentare di corsa delle osservazioni, quindi di questo progetto assolutamente non se ne sapeva nulla. Il primo dibattito pubblico è stato fatto 4 mesi dopo, cioè a maggio, sì. Quindi 4 mesi dopo sono state scadute il tempo delle osservazioni al primo progetto. Okay. Su questo progetto di Trepale, che noi abbiamo capito benissimo che comunque quando è stato presentato il progetto da Trepale ne avevano già in testa 9. Ce l'ha detto anche la Presidente del Ministero. Ce l'hanno detto spudoratamente. Ce l'hanno detto che nel 2007 hanno fatto una riunione con la Presidente amministratore di Borgotaro per discutere appunto del progetto di 4. E più o meno la logica tattica era ne presentiamo 3 perché 3 possono passare, una volta che ci hanno provato 3 e le abbiamo installate, secondo la logica che ha già funzionato di dire quel territorio è già compromesso, allora a questo punto altre pali è meglio farle lì invece che in un altro territorio. Ecco, puntavano su questo tipo di tattica perché purtroppo effettivamente in altri territori così ha funzionato. Quindi proponevano 3 pale per poi provare a infilarne altri 6. Ma noi abbiamo visto le date dei contratti d'affitto che sono stati stipulati con alcuni proprietari in zone, non so, nella zona della nona pala, il contratto d'affitto è stato fatto prima di quando è stato presentato il progetto da 3 pale, quindi insomma mi sembra anche abbastanza evidente come tipo di operazione. Quindi quello che noi abbiamo detto è che hanno deciso di sacrificare una parte della cittadinanza, non hanno fatto i conti rispetto ad altri impianti che comunque queste erano delle zone molto abitate e soprattutto con delle attività. Facciamo un esempio molto rapido, la Valbona credo che sia, Gigi, la zona che ha più agriturismi. Come densità, più alta densità di agriturismi del bed and breakfast e agriturismi sono una ventina. Cioè stiamo parlando di questa zona qua, stiamo parlando di questa zona. Di cui il 90% sono due persone venute da fuori ad investire nel nostro territorio. Allora, dice due parole.